Allora, come ho detto precedentemente dall'invito che ho avuto dal presidente dell'associazione La Voce del Quartiere, è un evento, diciamo, di notevole rilevanza socioculturale in quanto, diciamo, grazie all'impegno di Raffaele Sasso, presidente dell'associazione, e con la stretta collaborazione del professor Aldo De Gioia, si è potuto, diciamo, fare questo evento che la stessa associazione già da 3 anni continua a fare annualmente. Le 4 giornate, diciamo, è un avvenimento storico, questo, diciamo, anche nell'ambito, diciamo, dei giovani che erano presenti qua, una buona quantità di studenti dell'Istituto Tecnico Alessandro Volta, ma sappiamo bene che le 4 giornate di Napoli sono un evento storico in cui ci fu questa ribellione del popolo napoletano e proprio in queste principali piazze, in particolare Santa Maria della Fede, alcune zone limitrofe, via Cesare Reossa e via Sant'Alfonso Maria de' Ricci, ci fu questa liberazione della Napoli dall'occupazione nazista. È un evento, come dicevo precedentemente, di notevole importanza e è un evento fondamentale in quanto oggi abbiamo dato, diciamo, tramite l'impegno profuso in modo particolare da Lello Sasso, che questa manifestazione sta dando un risalto anche al quartiere e mi auguro noi come istituzione, e questo è l'invito che facciamo sia all'associazione e sia alle altre associazioni, sia anche alle altre scuole, di comunicare e lavorare insieme con il nostro territorio, all'interno della nostra municipalità, affinché si possano realizzare tante e tante, diciamo, di quelle manifestazioni, perché noi qua ci troviamo nel territorio della quarta municipalità, un territorio ricco di storia, di cultura e di un turismo che dobbiamo assolutamente incrementare, anche perché ci avviciniamo alla scadenza del Forum delle Culture, e fare in modo che questo territorio sia un po' il fiore all'occhiello della città di Napoli.